Allora, Giulia Casali, Segni Mossi, la relatrice della professoressa Borgo, a cui lascio la parola. Ecco, avrò un'introduzione un pochino così informale, perché devo dire che così è stato anche il percorso tra me e Giulia. Ci siamo molto trovate su questo lavoro che è un po' all'origine della scrittura, ma forse ancora prima, è all'origine del disegno, del segno. E volevo solo, vorrei dire due cose importanti di questa tesi. Uno, che si basa sull'esperienza diretta, sul lavoro che Giulia ha fatto sul campo, e l'altra cosa che mi ha colpito molto è che non è stato un lavoro preparato, programmato in maniera rigida, ma è stata proprio una cosa che si è evoluta nel fare, nella situazione proprio reale della classe, a contatto con i bambini, e quindi è stata una scoperta. E io credo che questo suo lavoro non sia una conclusione, una tesi che conclude un periodo, ma sia proprio così l'avvio di un nuovo periodo, di un nuovo così, studio, impegno. Certo. Vi ringrazio per avermi seguito lungo tutto questo percorso. Segni Mossi è un progetto, come diceva poi la professoressa Dengo, sperimentale e laboratoriale, che ho indagato nel mondo dell'infanzia prima dell'apprendimento della scrittura. E è cominciato tutto all'incirca un anno fa, quando ho cominciato a ricercare delle informazioni relative all'origine dei primi sistemi alfabetici, delle scritture, per approfondire il mio interesse sul segno. E per esempio mi aveva colpito una storia emersa da un sito archeologico che spiegava come, secondo questa interpretazione, l'alfabeto latino deriverebbe da una evoluzione del sistema geroglifico, dalla stilizzazione di alcune immagini come la testa di toro per l'alfa, e così via. E tuttavia, al di là di queste interessanti interpretazioni, noto che c'è una correlazione tra questi segni dei motivi egizi, o ancora prima dei segni paleolitici delle grotte, e gli scarabocchi dei bambini. Quindi decido di fare questa esperienza proprio diretta nel mondo dell'infanzia, organizzando dei laboratori estivi presso un'associazione di cesenatico che si chiama Carta Bianca. E qui la particolarità di questi laboratori nel periodo estivo è stata proprio che erano ovviamente all'aperto, fuori dall'ambito scolastico, quindi sia nei parchi dei centri estivi che anche a volte nelle strutture balneari, come in questa immagine qui. Con dei gruppi misti di bambini, cioè che avevo dai 2, anche 2, 3, fino anche 10 anni, quindi era difficile gestire magari un'attività indirizzandola su bambini che sanno scrivere, bambini che ancora devono imparare. E, oltretutto, anche l'interesse in questo periodo, in estate di solito, si tende a collegare l'attività a qualcosa di scolastico, quindi è meno interessante piuttosto che giocare proprio all'aperto. Mentre invece questo genere di attività noi abbiamo insieme a una mia collaboratrice, Paola Riva, dipingendo queste parti del corpo era una cosa proprio che ho intuito come bisogno necessario per il bambino di esplorare un po' il mondo, esplorare proprio attraverso il corpo, interagire con l'ambiente e lasciare una traccia di sé, quasi come una prima scrittura, una firma. E questa l'ho tenuta, questa componente, poi l'ho tenuta qui, per esempio, vabbè, si sono rotolati su questi rotoli di carta, hanno camminato orientando gli animali. E questa componente qui l'ho voluta poi ampliare in una scuola di infanzia, e questo è stato un progetto che mi ha occupato più o meno 2 mesi, da novembre a dicembre,
E parlando con le maestre mi consigliano di concentrarmi sui 5 anni, perché è una fase un po' particolare di passaggio, che si ritrovano i bambini a passare da un mondo che è un po' tutto da esplorare, da conoscere, a quello invece del metodo didattico, diciamo, della scuola primaria. E abbiamo costruito questi strumenti insieme con degli elementi naturali che ho raccolto tra le spiagge delle Marche e Comacchio. E noto subito che ogni gruppo che si crea, che sono più o meno dai 5 agli 8 bambini, è diverso, perché ogni bambino ha la propria individualità nel modo di approcciarsi al segno, e ogni segno ha molto da dire sul mondo interiore proprio dei bambini. E per esempio questo primo gruppo qui, il gruppo dei gialli, poi ovviamente una cosa che è emersa è il fatto che un segno genera molto nel loro immaginario fantastico, anche nel fatto di creare delle narrazioni a posteriori. E con questo gruppo qui, che sono, ho notato, erano particolarmente vivaci, li abbiamo fatti lavorare molto con l'ambiente, creando questi percorsi un po' tra sassi e elementi naturali, delle pseudo grotte, diciamo, di cartone, per anche un po' immedesimarli in un ambiente che si ipotizza fosse quello degli uomini primitivi. Poi quindi il mio intervento è stato quello di fare in modo che le loro capacità innate di esprimersi attraverso il gesto grafico si sviluppassero in maniera autonoma e spontanea. Diciamo che in parallelo a un lavoro di una psicologa che mi ha suggerito poi il Monica Dingo, di una scuola di San Francisco, ho notato che l'intervento, questa Rhoda Kellogg, aveva catalogato più di 1 milione di scarabocchi di bambini tra i 2 e gli 8 anni, e trovando degli elementi che chiama scarabocchi base, che si ripetevano, e sostenendo anche che l'intervento dell'adulto dovesse essere il meno invasivo possibile, per permettere appunto a un bambino di non anticipare i tempi biologici naturali del proprio apprendimento. E io ho notato veramente che i segni fatti in autonomia erano molto forti, anche quando una bambina, per esempio, aveva provato a imitare il mio lavoro che avevo portato a scuola, si vedeva che erano costruiti su. Mentre invece quello che è successo per imitazione è venuto molto con un altro gruppo, il secondo gruppo. L'imitazione del compagno coetaneo l'ho trovata positiva, perché è quasi come voler copiare un'azione riuscita, e quindi anche lì l'ho vista come una cosa formativa. E questo gruppo qui era dei rossi, erano più molto pazienti e si ascoltavano bene tra di loro. Quindi abbiamo esplorato molto le potenzialità sonore di questi strumenti, e suonando veramente, cioè avevo portato degli scatoloni, delle pentole, e il giorno prima di portare il colore, quindi farli esplorare con il segno. E memorizzando poi i gesti che facevano producendo dei suoni, anche i gesti sembravano più ripetitivi il giorno dopo, quindi era un po' di suonare e disegnare allo stesso tempo. E veniva un po' come anche una modalità più passiva di proporsi l'attività, le avevamo anche vendate, per esempio. Questi sono qui. Beh, io ho trovato che questa componente qui, che si esplora in maniera spontanea nei primi anni dell'infanzia,
è fondamentale e non deve essere persa mai, perché poi crescendo, entrando nella fase successiva della scuola primaria, quando poi si insegna la scrittura e si impostano un po' più le regole, tende a perdersi, e invece sono tutti aspetti formativi che poi ti aiutano anche a vedere le cose in generale nella vita, perché cioè trovare segni alternativi, soluzioni alternative, un po' rimettersi sempre in discussione, cioè la creatività poi alla fine secondo me è questo, al di là di cosa possa essere l'arte nell'infanzia o in seguito. Poi, come diceva anche Monica Dengo, è stato un punto di partenza dove io ci ho fatto tutto per la prima volta, quindi è ancora da scoprire molto. Cioè, sono arrivata per il momento qui. Posto, se si riesce a grazie. Penso di aver detto più o meno tutto poi. Bene, una domanda Giulia, parto io poi magari lascio la parola ai colleghi. Come ti sei approcciata alla creazione, ho visto, no? La creazione di alcuni strumenti, no? Sì. Con i bambini, come hai proposto loro di creare questi strumenti, come hanno preso, no? La creazione, gliel'hai portati tu, gliel'hai fatto sì. Costruire, gliel'hai... Io avevo portato dei materiali che comunque si poteva fare anche a scuola, perché c'è un giardino, quindi molti materiali si trovano in realtà anche lì. E li avevo disposti in questo tavolo e dopo loro sono entrati, cioè proprio erano molto entusiasti già solamente vedendo tutti questi materiali. E la prima cosa che ho notato che fanno spontaneamente è quella di voler toccare le cose, cioè l'esperienza tattile è fondamentale, perché si deve conoscere l'oggetto prima di capire che il segno possa fare. Poi abbiamo cercato di unirli insieme, ovviamente. Si saranno anche picchiati, probabilmente. Ma probabilmente c'erano anche dei sassi, quindi dopo hanno cominciato a. Cioè, io avevo paura succedesse qualcosa di un po' più. Tutto però sotto controllo. Però per fortuna non è successo. Cioè, i primi erano veramente molto, molto vivaci, quindi dopo prendevano questi sassi, li buttavano per terra, facevano molto rumore. Però questa cosa del suono l'abbiamo poi esplorata, ok, questo tira. Al di là che sono scamanati, fanno rumore, però attira. Quindi ho cercato un po' di partire dal gioco sempre, perché è quello che motiva proprio il bambino, c'è il piacere delle cose, di fare le cose. Che è la parte ludica di un'attività. Sì, sì. Cioè partire da lì e poi cercare di fare in modo che gli entri dentro. La mia curiosità è anche questa, hai dovuto guidare tu il laboratorio dando delle regole, oppure facendo sperimentare, mettendolo come gioco e mano a mano dando sì. Delle regole, cioè sei partita cioè, dando... Io sono partita che in realtà non, sinceramente non sapevo come approcciarmi e mi sono lasciata molto trasportare da quello che mi sembravano le loro esigenze esplorative proprio naturali, quindi ho imparato anch'io, cioè, magari quel secondo gruppo già era più spedito, cioè sapevo un minimo di limiti dovevo dare, tipo i primi c'erano tantissimi strumenti, dopo da coordinare erano difficili, invece qui avevo portato magari meno materiali o cioè i primi, poi volevo anche capire la differenza per esempio minime, anche se usare solo un colore, usarli tutti, sono stati dei tentativi. Quindi cioè, non c'è stato proprio c'è stato un metodo diciamo naturale. Sì, io ho una curiosità, intanto visto che in bibliografia c'è il lavoro di Gary Smith, quindi immagino che ti abbia anche sì, aiutato, sì. Ispirato no, nella conduzione, un approccio molto interessante. E questa idea dell'esplorazione, quindi anche dell'esplorazione anche fine a se stessa, cioè anche sì. Semplicemente l'idea di sperimentare, l'hai condotta, ti ho portato a questa tesi. Come esploratrice, no? Hai trovato una terra nuova, cioè hai sì. Verificato delle cose. Qual è, se te lo sei già posto, che cosa vorresti sperimentare ora con ora. Cioè, questa terra nuova, diciamo questo mondo dell'infanzia che hai incontrato con questa esplorazione? Ci vuoi tornare? Beh, diciamo, non vuoi no. Più per i bambini dopo questo no,
In realtà ancora c'è in sospeso ancora un gruppo, perché poi dopo ero in isolamento e non sono riuscita. Quindi ancora in realtà è in sospeso questo progetto, devo finire con loro. Poi c'è stato anche durante un'attività che ho svolto nella scuola primaria, dopo da lì che ho cominciato anche, cioè tutte anche le scoperte che le deduzioni le ho avute tutte a posteriori, perché principalmente l'ho fatto come esperienza diretta. E ho notato questa differenza proprio tra di blocchi, anche molto di schemi culturali che vengono più assorbiti, vengono assorbiti crescendo, e è difficile poi, e si tende a abbandonare lo scarabocchio, il segno, questa natura spontanea purtroppo. Non so come si potrebbe poi, cioè, già da esterna fare queste attività qui che si accostano a quello, anche nella scuola d'infanzia comunque ci sono delle regole, devono seguire un programma, quindi già fare queste attività qui li aiuta un po' a, penso, a utilizzare diversi linguaggi. Come hai spiegato ai bambini qual era la finalità? Cioè, come hai detto della loro, cioè, ecco, loro facevano un disegno, capita spesso, no? Che fai un laboratorio, fai un play test durante una tesi, eccetera, e c'è sto bambino che rimane attaccato al suo disegno per il suo, non te lo vuol dare, no? Come hai spiegato quello che stavi facendo, perché eri lì, perché stavi interagendo con loro, hai dato loro una motivazione di lavoro oppure li hai lasciati solo giocare? Allora, a volte ho provato, cioè con i temi ho visto che alla fine saltano fuori un po' a posteriori, cioè, perché con questi strumenti particolari, no, non si tende magari a fare tanti disegni, ovviamente disegni figurativi. Poi magari la didascalia, cioè il significato che danno a un'opera è anche figurativo, cioè per esempio un bambino aveva disegnato un carrello della spesa, ecco. E, però non parla, cioè, però non era partito. La competizione. Ma che partiva la mia capacità di disegno, non era stata, quindi riesco a vedere il carrello della spesa. Però qui è, cioè, non è, lui è partito che, non so, forse tutti gli altri bambini magari disegnavano il mare, perché poi parte un bambino e sceglie un tema, poi gli altri un po' a ruota anche lo seguono, ma poi ci sono tante varianti. Poi, non so, un altro bambino. Ma a me interessava sapere, tu hai dato loro una, cioè hai detto questo lavoro servirà a me per... Ah no, servirà a me no, cioè le maestre gli avevano spiegato, prima che arrivassi io gli avevano spiegato che era un progetto, un personale che faceva anche così. Poi dopo gli avevo raccontato tutta la storia degli uomini primitivi nelle caverne, che facevano questi segni, che sono stati i primi nostri antenati, che hanno fatto i segni per la prima volta, e noi proveremo a fare con questi strumenti rudimentali, no? Perché ovviamente si costruivano quello. E cercando di imitare un po' questi, era una storia. Dopo c'erano, poi gli avevo fatto proprio la grotta dove passare un vento, non so se la trovo. Va bene, ragazzi. Così. Sì, io volevo solo una curiosità. Hai detto, no, che hai lavorato con dei bambini molto piccoli, fino ai 10 anni. Anche sì. Immagino che è centrissimo. Uno sbalzo enorme, cioè 10 anni sono, tra virgolette, già contaminati, cioè secondo l'esperienza diretta che hai avuto tu, se volevi due parole proprio su questo cambiamento che tu vedi proprio nella spontaneità, nella freschezza di quello che fanno, di quello che scrivono, di quello che disegnano. In parallelo, cioè, i primi che vediamo sono comunque tutti. I primi sono tutti tipi, sì, perché sostanzialmente ho proprio, cioè a me mi è interessato indagare cosa succede in maniera spontanea nel bambino prima, cioè comunque c'è contaminazione qui, però sicuramente meno di quella, cioè, culturale, se vogliamo, culturale, scolastica e tutto. Sicuramente meno di, perché già a 5 anni disegnano, c'è le loro strutture. So, la casa, il prato, il sole, la mia famiglia, cioè, hanno già gli schemi da 5 anni, però li vedi che quelli di quinta elementare
proprio perdono il disegno, cioè, o scarabocchiano perché sono... Abbiamo fatto questo progetto che era veramente della durata di 20 minuti perché si alternava a una... prima di me c'erano 20 minuti di un musicale con un altro ragazzo e poi c'erano i miei 20 minuti, era una sorta di staffetta che ho fatto elementari. E lì o scarabocchiavano oppure abbiamo lavorato magari sui ritmi del corsivo e lì ho trovato appunto che c'era un po' una discordanza tra, cioè, come avevo io imparato a scrivere il corsivo, come insegnava la maestra, e ogni maestra insegnava poi in maniera diversa anche a scrivere. Quindi dopo quando c'è la regola che vai un po'. E se dovessimo scrivere la pagina 214, sì, con le tue conclusioni? Le mie conclusioni? Questa sono di questa attività? Conclusioni che non sono conclusioni, conclusioni che sono in evoluzione. Per adesso c'è un po' l'incertezza di questa fase, che è la casualità di può portare a tutto. Ok. Ciao. Ci ritiriamo. Giulia, in qualità di presidente di questa commissione, ti conferisco il diploma accademico di secondo livello di progettazione grafica ed editoriale indirizzo illustrazione con la valutazione di 107 su 110. Ti arriverà una mail con il verbale e tu dovrai accettare.